Bene? Bene, grazie. Tu? Bene, grazie, bene. Ok, benvenuta nel nostro spazio. Grazie. Ti aspettavo. Ti faccio fare un brevissimo tour. Allora, qui abbiamo il Banco Pane con la nostra offerta a torte, mignon da taglio e pasticcini, praline, l'offerta dei biscotti per passare poi al banco colazioni, l'angolo appunto di colazioni e in fondo il banco gelateria. Fantastico. Ecco, questo è il nostro piccolo regno. Piccolo. Allora Alessandro, questa è la parte del laboratorio dedicata solo alla panificazione? Sì, questo è il laboratorio di panetteria, panificazione. Poi nelle altre aree abbiamo destinato quello di pasticceria da forno e pasticceria credenza, cioccolateria, abbiamo la cucina. Ma Alessandro, veniamo al sodo, perché qui vedo un pane in cassetta che hai realizzato utilizzando il cacao Van Houten cacao Intense Deep Black. Esatto. Magari parlami un po' di questo pane che hai realizzato per noi e perché hai scelto proprio di utilizzare questo cacao. Sì, il cacao potassato così mi ha incuriosito, soprattutto perché io trovo che proprio per il colore che acquisisce, no, a causa del trattamento che viene effettuato, secondo me diventa comunicativo da subito, cioè questo colore così carico, io ho la sensazione che trasmetta di per sé, di suo, già una sensazione di pienezza, di intensità, proprio di concentrazione di sapore, quindi di generosità, no? di corposità, per cui questo colore così carico mi piaceva proprio così, visto in questa fetta di pane che noi di solito siamo soliti proporre ai nostri clienti, che lo gradiscono sia come prodotto da colazione o anche come un rompidigiuno da pane da merenda. Secondo prodotto, un altro pane ma ben diverso rispetto a quello di prima. Ho pensato di apportare invece questa quota zuccherina aggiungendo del cioccolato bianco. Cioccolato bianco che al tempo stesso, oltre a impreziosire il pane appunto con questa parte zuccherina, porta anche grasso nobile, quindi burro di cacao, profumo e quindi anche una certa fragranza che poi indiscussa la si ritrova poi nella mollica. Il Gruen è nato più che altro così pensando alla necessità di potergli dare un tocco brioso. Ultimo prodotto. Qui mi sa che ci hai riservato diverse sorprese, perché so che stai seguendo per questo tipo di prodotto un trend specifico, che è quello di proporre dei prodotti per chi segue una dieta vegana, quindi non hai usato nessun tipo di latticino. Esatto. E hai sostituito il burro che si utilizza generalmente negli impasti brioche con un altro grasso. Esatto, il burro di cacao. Questo prodotto appunto nasce come prodotto dedicato ai vegani. In realtà, con grande piacere, ho scoperto che comunque viene gradito anche dai non vegani alla colazione del mattino, per cui doppia soddisfazione. Ecco. È golosa e leggera al tempo stesso. Io adesso, esatto, ho provato veramente un morso, ma è molto molto soffice. Esatto, quindi poi resta soffice, brava. Sensazione di leggerezza, ma c'è tutta la corposità della farcitura con la crema al cioccolato che ti dà quella botta di, sì, alla fine voglio di dire, felicità al mattino. E sostenibilità per il packaging e sostenibilità ovviamente anche per le materie prime. Assolutamente. Allora, noi in azienda diciamo che abbiamo colto anche questa, diciamo con una, devo dire, un buon grado di sensibilità a questa problematica che comunque ci coinvolge anche dal punto di vista etico, e diciamo che ci siamo impegnati innanzitutto a adeguare quello che può essere il packaging. Penso ad esempio alle nostre shopper biodegradabili, piuttosto che al largo utilizzo che facciamo di prodotti realizzati semplicemente in carta o comunque cartone. Abbiamo aderito l'anno scorso anche a un progetto che è molto più territoriale, con il recupero del pane raffermo dà vita a una bevanda ormai insomma ampiamente diffusa sul mercato, sto parlando della birra. La cosa che poi doppiamente mi ha soddisfatto è che questa birra, che noi ci siamo impegnati anche a vendere nel nostro punto vendita, io ho finito per riutilizzarla nella realizzazione dei nostri pani, quelli che preparo al taglio e vendo al banco,
per fare proprio con il licoli o con il lievito madre il pane alla birra. Quindi un prodotto infinito. Esatto, il mio pane esce dalla porta, diventa birra e torna di nuovo a casa e diventa di nuovo pane.